Riprendiamo, gentili amici telespettatori, la nostra telecronaca dal Saverio Spinella di Melito Porto Salvo per il secondo tempo dell'incontro di calcio Melitese Atletico Melicucco, valevole per il campionato di seconda categoria Calabria. Dirige l'incontro il signor Alessandro Meduri di Reggio Calabria. Le formazioni annunziate: Melitese con Manti, Meduri, Gurnari, Giuseppe, Gurnari, Vincenzo, Barrega, Costantino, Ida, Caracciolo, Candido, Latella e Aziz. Atletico Melicucco con Piccolo Seminara, Mazzotta, Napoli, Purpuro, Ruggeri, Guerrisi, Vecchie, Bellocco, Scattarreggia, Gianluca e D'Agostino. Risultato del primo tempo 2-1 per gli ospiti, al terzo Vecchie, al quinto D'Agostino, ha accorciato le distanze Candido su calcio di rigore. Partita, nonostante non sia stata trascendentale, comunque emozionante, affascinante, come le migliori telenovelas Strappalacrime, Il Segreto, Terra Nostra, Cuore Selvaggio, Celeste, Topazio, Tempesta d'Amore, Vivere, Febbre d'Amore, Incantesimo, Beautiful, Sentieri, Dallas, Beverly Hills, Angelica, Milagros, Anche i ricchi piangono, Cento vetrini, senza nulla togliere naturalmente ai cartoni animati come La Pantera Rosa, I Simpson, L'Uomo Ragno, Braccio di Ferro e Compagnia Bella. Intanto la Melitese si proietta in avanti alla ricerca del gol del pareggio e vedremo, perché c'è tutto il tempo materiale per poter agganciare il pari. Naturalmente l'Atletico Melicucco non ci sta a pareggiare questa partita, figurarsi a perderla. Insegue la tella, ma deve desistere. Tre minuti nel secondo tempo, sempre 2-1. Deve essere tutto da rifare. Arbitro Pignolo e Fiscale, precisino. Il colpo di testa di Caracciolo, palla che finisce nel buco nero del triangolo delle Bermude. Intanto viene richiamata l'attenzione dell'arbitro, perché mister Tripodi sta per mandare in campo Surfaro. Gioca le sue carte mister Tripodi, ha mandato in campo una punta e il risultato potrebbe cambiare da un momento all'altro. Scontropiede, palla che si spegne comodamente tra virgolette tra le braccia del portiere locale. Sì,
colpo di testa di Latella. Surfano. Regola del vantaggio, no. Fischio arbitrale, punizione per gli ospiti. Già battuta, ma palla in movimento. La punizione sempre a favore degli ospiti, che non chiedono la distanza, e quindi Candido è autorizzato a rimanere nei pressi. L'arbitro va a contare i 9 metri e ci sono tutti. Ci piace sottolinearlo perché tante domeniche, anche se vedete i furbetti del quartierino, poi tendono ad accorciare, quindi recuperano quel mezzo metro, anche un metro, a volte due. C'è stata una deviazione, tiro centrale, comoda parata da parte del portiere, nulla di fatto, sempre 2-1. Imposta il centrocampo ospite. Gurnari cerca di andarsene, interviene su di lui Squillace, uno degli ultimi entrati. Solita pioggia di palloni, l'arbitro decide quale debba essere quello giusto. Si può proseguire. 4 minuti e 30, sempre 2-1. Invocavano una concessione del fuorigioco. Non è dello stesso avviso, l'arbitro rimane irremovibile sulle sue decisioni. Tetragono come capitan Acab, inchiodato sulla tolda del Pecod, in attesa del passaggio di Moby Dick per infilzarlo con il suo arpione. Non sono molto d'accordo i giocatori di casa sulla concessione di questo calcio piazzato. Sono 9 i metri e finalmente c'è un arbitro che fa rispettare questa distanza, anche se poi, come detto in precedenza, i furbetti del quartierino andranno ad accorciare non appena l'arbitro girerà gli occhi per andare a posizionarsi in zona ottimale per controllare. Punizione, 6-30 metri, respinge la difesa. E ora si accorcia la distanza, c'è una nuova punizione e a nulla valgono le proteste dei padroni di casa. 6 minuti e 30. Stavolta siamo intorno ai 22-23 metri. Fitta barriera davanti a Manti. Fischio arbitrale, tiro, c'è una deviazione, accorre Manti, blocca, osserva il piazzamento dei compagni, quindi cede la sfera lateralmente. Surfano, perde palla e anche la scarpa, il gioco è fermo, si deve allacciare la pantofola.
Non sappiamo se Superga, Reebok, Nike o altra griffe. 3 contro 1, superiorità numerica, perde il momento giusto per crossare e quando c'è il tiro il portiere Manti mette in vetrina tutte le sue qualità, complimentato addirittura dall'avversario che ha sbagliato, si fa per dire, ma i portieri sono lì per parare, non per fare vetrina e passarella. La rimessa è a favore dei padroni di casa che sono sotto di 2-1 e cercano di rimettersi in carreggiata. Ci sono le proteste, ma l'arbitro risponde francamente meno in fischio come Rossella, come Red Butler a Rossella O'Hara in via col vento. È incredibile come possono azzardarsi e arrischiarsi. Minuti e 40 secondi, sempre 2-1 a favore degli ospiti che hanno sfiorato la marcatura in varie circostanze sia nel primo tempo che nella ripresa. Il risultato non è mai stato in discussione, ma non bisogna dormire sugli allori perché il pareggio potrebbe arrivare. Manovra ancora il Melicucco e stavolta francamente non ce la sentiamo di sposare questo fischio arbitrale, anche se l'arbitro è certamente meglio posizionato di noi. Candido Gurnari. Non sono d'accordo i giocatori di casa. Gurnari supera di slancio un paio di avversari. Il lancio verso Caracciolo. Perde l'attimo giusto e consente ai difensori di circondarlo e di soffiargli il pallone. Quando sono passati 11 minuti e 30 secondi nel secondo tempo è sempre 2-1 il risultato a favore della formazione ospite dell'Atletico Melicucco. I gol al terzo Vecchie, al quinto D'Agostino e al trentesimo di Candido su calcio di rigore. La difesa non è proprio invulnerabile. Intanto Meduri mette il pallone in fallo laterale, l'arbitro accorre sul posto dove c'è un giocatore di casa a terra.
travolto da un avversario, accenna a rialzarsi. E non per caso si tratta del migliore uomo in campo, anche capitano della formazione locale, uno dei più grandi del pallone e del calcio calabrese. Francesco Candido, che viene massaggiato tra virgolette abbondantemente dagli avversari, che sanno individuare quale sia il giocatore più in gamba, e non c'è dubbio che in questo caso il suo nome sia Francesco Candido, Ciccio per gli amici. La sua classe purtroppo ha un prezzo che deve pagare, quello di ricevere calcioni negli stinchi e sulle caviglie. Non in questa partita, per la verità, anche se ci sia stato l'intervento falloso. Protesta Surparo e convince l'arbitro a decretare un calcio piazzato a favore della formazione locale. Il solito Candido, Gurnari, dialoga con la Tella, Gurnari, un bel tiro stavolta di la Tella, che avrebbe meritato miglior sorte, che è passato un niente sopra il set, sopra l'incrocio dei pali. Menitese vicinissimo al gol del pareggio dopo 14 minuti e 40 secondi nella ripresa. A sapere Spinella di merito porto salvo, risultato invariato, sempre inchiodato sul 2-1 a favore degli ospiti, che hanno segnato con Becchie e D'Agostino. Hanno avuto poi gli ospiti almeno 4-5 palle gol complessivamente tra primo e secondo tempo, in azioni nette, nitide, chiare, per mettere definitivamente il risultato in cassaforte. Ma è stato bravissimo il portiere locale a negare la gioia del gol, a strozzare proprio Lullo in gola. Non è la battaglia di Orlando e Rinaldo per i begli occhi di Angelica al Teatro dei Pupi Santa Rosalia a Palermo, ma pur sempre una battaglia. In ogni zona del campo si combatte all'arma bianca. Proprio perché la Meridese non ci sta a perdere questa partita, e anche perché, per la verità, l'Atletico Melicucco nemmeno, perché vuole tornare sulla piana con i tre punti in tasca per lanciare il guanto di sfida ai cugini della Cinque Frondese, che capeggiano la classifica. Ancora è tutto da decidere. Molto dipende da questa partita per la formazione di mister Rolando Megna, perché con un eventuale successo aumenterebbe le possibilità di agguantare la fuggitiva, la Fuggiasca, la Volpe, ...17:13, sempre 2-1... c'è
un po' di tensione, perché l'Atletico Melecucco non riesce, nemmeno stavolta che sarebbe stato facile, facilissimo. Il pallone finisce comunque in rete, ma non è nemmeno il caso di parlare di gol annullato, perché l'arbitro aveva fischiato con abbondante anticipo. Confusione. Svanisce un'ottima opportunità per la Meretese. Rocambolesco. È iperbolico. Ma ci può stare. Tutto regolare per l'arbitro. Perde l'occasione, perde il tempo, quando scaraventa il suo bolide che fa la barba al palo, shampoo, sapone, frizione e capelli, servizio completo, è ormai tardi, svanisce l'opportunità. Intanto fa capolino il sole, sono lontani i giorni della merla, niente zanna bianca, ma il richiamo della foresta o il dottor Givago, comunque scenari per gli esterni. Era scattato sul filo del fuorigioco l'attaccante Pianigiano, ottima la sua incursione, una penetrazione sul settore di destra. Un bellissimo tiro di collo piede, veramente un gioiello di tiro, che però non ha avuto la giusta, il giusto premio. Perde palla, poi la riconquista Caracciolo, cerca di andarsene, scatto poderoso di Caracciolo, a tre uomini, quattro su di sé. Gurnari. Svanisce l'opportunità. Fa velo la Tella, ma non scatta. Quando lo fa è ormai tardi. Non c'è nessuno che si rigiri i pollici oppure contempli il sole, la luna e il cielo come il filosofo Anassagora di Clazomene. Si gioca palla su palla. Ottimo intervento da parte di Meduri. Poi il lancio di Latella verso il nuovo entrato Surpro, che circondato da giganti non è riuscito fino a questo momento a mettere in vetrina le sue qualità. Tanto c'è un'altra sostituzione nelle file locali. Sta per entrare in campo è entrato in campo un giocatore senza numero, potrebbe trattarsi di Politano.
tenta il tutto per tutto mister Tripodi nel tentativo di riequilibrare le sorti dell'incontro, che lo vedono soccombere per 2-1. Sembrava dovesse essere una goleata, dopo 5 minuti vinceva già 2-0 l'Atletico. Ha sfiorato per la verità la marcatura nel primo tempo 2-3 volte e altrettanti nella ripresa, se non di più. Padrone del campo, geometrie perfette, grandi giocate, ma il risultato rimane inchiodato sul 2-1. Si può riprendere. Intervento falloso da parte di un attaccante pianigiano, ecco il motivo di questo calcio piazzato già battuto. Deve rifugiarsi in pallo laterale Manti. 23 minuti e 50, sempre 2-1. Il Melicucco spera di trovare tre punti d'oro dentro l'uovo di Pasqua. Ma la Meritese si è riscattata passando dal Crucifige all'Osanna e ricusando la via Crucis piena di stress. Insomma, cerca la resurrezione dopo una quaresima durata svariati minuti. Intanto il gioco è fermo, l'arbitro assegna un calcio piazzato a favore della formazione ospite, già battuta con un cross sotto porta. Uno scatto felino da parte del nuovo entrato. No, si trattava di Vecchie, autore del gol. Il lancio verso Surfaro. Doppio passo di Surfaro. Integra il scivolato, gli mette il pallone in fallo laterale il suo Angelo Custode. Il lancio verso Caracciolo, stretto in sandwich, finisce col perdere palla. Ormai i giocatori hanno consumato buona parte della birra che avevano in corpo. Abbiamo superato abbondantemente il 70esimo e affiora qualche poco di stanchezza. Aveva seminato il panico il piccolo, solo di statura, Surfaro. C'è un po' di nervosismo, momento topico dell'incontro. Qui c'è la chiave di volta della partita, perché tutto può ancora accadere. Molto dipende da questi minuti fatidici in cui potrebbe arrivare il 2-2 o il 3-1. I locali vorrebbero gridare Maranatà, il Signore è venuto. Ancora
recupera incredibilmente un pallone, lo spazza Meduri, si aiuta come può Surfaro, e cioè in maniera irregolare a parere del direttore di gara, il signor Alessandro Meduri di Reggio Calabria, punizione già battuta. Si gioca a ping pong. Attenzione. Grande parata del portiere, veramente straordinario, miracoloso. E va a strappare anche l'applauso da parte degli ultras e dei contras. Svanisce tutto. Svanisce la possibilità di proiettarsi in contropiede per la formazione di casa. L'eccesso di sicurezza, invece di spazzare, ci incischiano e per poco non arriva il patatrack. Porta il pallone a spasso, s'azzarda, rischia, gli va bene. Mentre Rolando Megna, per nulla d'accordo con la tattica dei suoi, a tratti suicida. Meduri muove di qualche passo, ancora Meduri, non supera, subisce fallo non rilevato. E c'è un altro cambio nelle file locali, sta per entrare in campo Pasquale Minniti, che già ha fatto l'esordio in seconda categoria nella vittoriosa trasferta al Valanidi, campo Ciccio Cozza, contrada Longhi Bovetto di Reggio Calabria, nella vittoriosa trasferta sull'Audax Rapagnese di domenica scorsa, 4-2 a favore dei meritesi. Megna gioca la carta Di Masi, l'asso nella manica. Prende cuore e coraggio la formazione di casa. Fortuito rimbalzo del pallone tra le gambe di Meduri. 31 minuti nel secondo tempo e il risultato è sempre inchiodato sul 2-1. Ci mette una pezza Meduri, cerca di andarsene Minniti verso Politano, Caracciolo entra in aria, poi esce il suo cross. C'è un po' di apprensione, sparacchia in tribuna. Meritese in pressing, arretra il baricentro la formazione pianigiana. C'è
c'è una protesta di troppo, e anche Meduri finisce sulla blacklist. Trentadue minuti e 50. Ci ha provato in tutti i modi possibili e immaginabili per mettere al sicuro il risultato, ma non inquadra la porta nemmeno con il Mavic Air, il top drone di ultima generazione con le ali richiudibili, dotato di usi e applicazioni per la robotica moderna, soluzione foto 12 megapixel, volo con controller remoto, smartphone, risoluzione video 4K, GPS o GLONASS del cosmodromo di Baikonur nel Kazakistan. Si deve scatafasciare in orizzontale Carlo Matrell, alias Gabriele Manti, che ancora una volta nega la gioia del gol agli attaccanti lanciati a rete. Incredibile la quantità di occasioni da rete capitate sui piedi degli attaccanti melicucchesi, ma anche la quantità impressionante di parate, alcune delle quali veramente magiche e miracolose. Attenzione, aveva fatto tutto bene, benissimo, l'attaccante pianigiano Morabito. Ma non si passa. Calcio d'angolo. 34esimo, stringe i tempi, schiaccia l'acceleratore a tavoletta nel tentativo di mettere al sicuro il risultato. La formazione ospite si difende con i denti e con le unghie, la squadra di mister Mimmo Tripodi. Parte un cross, c'è un colpo di testa, e c'è addirittura un fallo con cartellino giallo. C'è una spinta di troppo in aria e vedremo quali saranno le decisioni. Probabile un altro calcio di rigore, così è. Infatti il Melicucco ha la possibilità, Atletico Melicucco ha la possibilità di chiudere il match. Questo è quel momento di cui avevamo parlato qualche minuto fa. O 3-1, 2-2. Breve rincorsa, tiro, parata del portiere. Miracolosa parata di Manti, veramente uno dei migliori portieri delle ultime leve. Si è scatafasciato in orizzontale come meglio di Carlo Matrell. Come diceva il principe dei cronisti Niccolò Carosio. Dunque questo rigore fallito al 36esimo. È incredibile la quantità di azioni da gol costruite dall'Atletico Melicucco. Tutto regolare per l'arbitro. Ha un momento di indecisione l'arbitro. C'era, non c'era, poi vedremo alla moviola. L'arbitro ha diretto bene fino a questo momento, non vogliamo mettere difetti, anche se qualche decisione
ci voleva la VAR o il VAR, l'occhio magico della telecamera o l'occhio di falco per stabilire con esattezza. 37 minuti e 50 nel secondo tempo, sempre 2-1, risultato inchiodato con la colla dei topi che non accenna a sbloccarsi. 38 minuti nel secondo tempo, sempre 2-1. Sta facendo di tutto per pareggiare la squadra di casa e sta facendo di tutto per non segnare il 3-1 la formazione ospite, fallendo una serie incredibile di palle gol, compreso il calcio di rigore, perché quando para il portiere non si può parlare soltanto di miracolo dell'uomo ragno, ma si deve dire anche e si deve dare anche la colpa in parte, quindi un concorso all'attaccante che ha calciato. 39 minuti difesa invulnerabile fino a questo momento dopo l'1-2, ad eccezione del tallone di Achille, perché Teti, moglie di Peleo, non riuscì a inabissarla nelle acque infernali dello Stige. Vedremo se capitalizzerà al meglio l'ennesima opportunità. In qualche modo riesce il difensore ad avere la meglio su Politano. C'è un lungo lancio in avanti, non scattano gli attaccanti. Il tempo scorre, 40 e 30 nella ripresa, sempre 2-1. Nessuna delle due squadre vuole il pareggio e cercano, almeno la Meldese lo vorrebbe. Le gare sono come i labirinti, bisogna entrare dentro la partita ed uscire con la vittoria dopo aver ucciso il mostro, cioè il Minotauro, grazie al filo di Arianna. 41 e 7. Non succede più nulla, almeno così sembra. Ci viene incontro Alessandro Mahmoud, il vincitore del Festival di Sanremo, che si chiede come va, come va, come va. Va che il Melicucco sta vincendo 2-1 e che la Meldese non riesca a rendersi più pericolosa. Non è partita da tiki-taka, ma una partita veloce, a tratti anche trascendentale. Meduri, il suo lancio verso Minniti,
colpito in Olanda, nei Paesi Bassi. Si accascia al suolo. Il gioco è fermo. 3 minuti alla fine del match più recupero. Reggono fino a questo momento i freni inibitori, il freno di servizio, il freno a mano, le ganasce e i cilindretti, nel senso che il bon ton, il savoir faire, la cavalleria regnano sovrani. I minuti scivolano come al palaghiaccio, se non nella discesa libera di Salt Lake City, al gigante di Kitzbühel o alla combinata di Courmayeur. Siamo già al 43-50, quindi in piena zona Cesarini. L'arbitro controlla il cronometro. Stavolta la rimessa è per gli ospiti, che non vedono l'ora di chiudere il match per poter urlare. L'arbitro controlla e ricontrolla, non aggancia la tella. Elegantemente Meduri, poi col suo esterno sinistro, uno dei migliori prodotti, Francesco Meduri. Attenzione, solo davanti al portiere, tiro. E il la Meletese ha sfiorato il pareggio proprio in piena zona Cesarini. Ancora forse c'è qualche secondo. Disponibile. Si incarica Candido di scodellare il pallone, potrebbe essere questo, se non l'ultimo, uno degli ultimi tentativi per pareggiare. Palla che arriva in area e riesce a sgranocchiarsi un gol quanto una casa. Era solo davanti al portiere, una pennellata degna di Michelangelo Buonarroti, effettuata dal fuoriclasse Ciccio Candido. Purtroppo e proprio in questo momento l'arbitro decreta la fine delle ostilità. L'Atletico Melicucco ha sbancato il Saverio Spinella con pieno merito. 2-1 avrebbe potuto segnare una carrettata di gol, questa è la nostra opinione. Non pretendiamo che venga spacciata per verità assoluta o per dogma. La Meletese però fino all'ultimo ci ha creduto e ha sfiorato il pareggio, che non avrebbe fatto gridare nessuno allo scandalo né alla vergogna. Atletico Melicucco batte Meletese, Polisportiva Meletese 2-1, ha diretto Alessandro Meduri di Reggio Calabria. Vi ringraziamo per la cortese attenzione, la linea può tornare allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna. A risentirci fra qualche minuto per le interviste a Porto Campo.